Salve a tutti, buona giornata all'insegna delle stelle. Prima di parlare singolarmente dei segni, vorrei fare una premessa. L'astrologia non è un'arte divinatoria, bensì una disciplina. Non suggerisco di crederci ciecamente, ma seguendo le indicazioni giornaliere che gli astri ci danno, possiamo capire meglio perché certi giorni ci sentiamo più attivi, altri invece più nervosi o intolleranti, perché evitiamo alcune persone, ne privilegiamo altre, perché per esempio il Gemelli sia un eterno bambino o perché i grandi compositori lirici appartengano ad alcuni segni piuttosto che ad altri e così via. Cioè, voglio dire che come le previsioni del tempo ci avvisano di prendere l'ombrello se dovesse piovere, altresì le previsioni astrologiche ci danno delle indicazioni sulla nostra giornata, quindi possiamo capire dell'avverarsi di circostanze diverse e comportarsi di conseguenza. Non prendetelo come un gioco, l'astrologia non lo è, ma seguitela, poi sarete voi a decidere il da farsi nella giornata. Premessa fatta, iniziamo con i segni. Ariete. Continua un periodo di forte energia, ma continuo a consigliarvi un po' di prudenza. Probabilmente siete un po' stanchi, vorreste fare grandi cambiamenti, ma ripeto, ponderatezza, anche perché penso che con Giove in opposizione al momento le finanze non siano proprio floride. Toro. Anche per te il periodo è un periodo forte e di grande energia. La primavera porta aria di novità, di conferme. L'unica accortezza che chiedo al Toro è di stare attenti alle spese. L'amore già da questi giorni lo senti più passionale. Le storie di lunga data si confermano. Gemelli. In questi giorni ti senti più leggero, man mano la pesantezza di Saturno va allontanandosi. Tu sei il segno della comunicazione, della velocità mentale, della creatività e quindi sei stanco di sentirti camminare col freno a mano tirato. Abbi un po' di pazienza, tutto avrà un divenire positivo e la tua gioiosità tornerà esuberante. Cancro. Spero che tu non abbia preso decisioni nette, mi riferisco sia a livello lavorativo sia a livello affettivo. Non è il momento opportuno per battere il pugno. Leone. Adesso ti sorride anche l'amore. Ricordate che fino a giugno tutto sarà sempre più bello. Non solo non avrete pianeti opposti, ma saranno dalla vostra parte. Siete veramente forti. Vergine. Ti trovo pensieroso, l'amore c'è, ma senza grandi entusiasmi, un po' annoiati. Trascorrete le vostre giornate pensando alle cose che vi sono successe negli ultimi tempi. Bilancia. Vi vedo un po' nervosetti, sbaglio? Soprattutto in amore. Giove vi sostiene, ma altri pianeti in posizione un po' antipatica vi creano molte ostilità e collaboratori poco amichevoli. Io vi consiglio sempre prudenza e non createvi inimicizie inutili. Scorpione. L'amore è annoiato. Voi stessi un po' annoiati e temete questa noia. Datevi da fare, a breve questa troppa quiete passerà. Sagittario. Certo, il Sagittario che non approfitta di queste belle stelle non si lamenti. I pianeti spingono all'azione, cercare nuovi stimoli, ma se state tappati a casa, nulla di tutto ciò può capitarvi. Capricorno. Prima o poi queste giornate pesanti passeranno. Dopo l'estate, l'atmosfera migliora. Adesso ti chiedo di tenere duro, non è un periodo molto benevolo con te, ma tu hai la tempra per affrontare le intemperie, soprattutto sapendo che ben presto avrete un periodo molto favorevole e forte. Acquario, sei sempre imprevedibile e ora vorresti cambiamenti, vorresti cambiare lavoro o città oppure sposarti. L'acquario ha bisogno di stimoli sempre nuovi, un po' come il Gemelli, a far per troppo tempo le stesse cose si stancano. Pesci. Dai, stanno arrivando proposte, soluzioni, magari qualche soldino in più. Vi auguro una bellissima giornata, a domani.